sentite un miagolio sospetto in sottofondo, è Gatto Denver che, come sapete, sta sempre accanto a me, è tipo la mia ombra. Gatto Denver, Gatta Stellina sta di là che dorme, invece Gatto Denver si aggira nei paraggi, ok? Quindi se lo sentite forse riuscite anche a vederlo, non lo so. Comunque gli ho lasciato la porta semiaperta così può entrare e uscire a suo piacimento, ma in realtà questo video, no, in questo video non parleremo di Gatto Denver, ma parleremo, come da titolo, dei miei acquisti super lusso, super costosi che ho fatto nel 2019, che in realtà sono stati una pessima idea e ho sprecato un sacco di soldi. Quindi, visto che ogni anno ormai è diventata una prassi, ah ok, deve aver andato sul divano, quindi adesso si metterà la nanna, visto che ormai è diventata un po' una prassi fare questo video, non mi ricordo se l'anno scorso l'avevo fatto per il 2018 oppure l'avevo fatto in generale, ma oggi lo faremo per il 2019. Primo pessimo acquisto, che forse è il peggiore, ma anche no, però è tra i peggiori di questo video, e lei è la cover Louis Vuitton, non mi ricordo ovviamente il nome, ma la conosciamo tutti perché è super conosciuta e ce l'hanno praticamente tutti. Se sfogliate Instagram la si vede ovunque, però se avete notato, quelli che ce l'hanno la usano un po' e dopodiché sparisce. Io invece ho resistito praticamente un anno, mi sa di averla presa quando ho comprato l'iPhone, forse era addirittura fine 2018, ma gli ultimi mesi del 2018, quindi è stata una custodia che ho utilizzato tantissimo nel 2019. Penso di non averla mai tolta dal cellulare, oggi l'ho tolta dal cellulare, per il costo che ha penso di aver resistito così a lungo. Non volevo toglierla perché l'ho pagata tantissimo, a un prezzo folle, ragazzi, che capisco, ok, capisco il prezzo perché comunque è Louis Vuitton, però uno costa più questa custodia rispetto a tantissime borse Louis Vuitton che sono anche parecchio grandi, quindi penso abbiano un po' approfittato del fatto che sia così famosa e sia così di moda questa custodia. Tra l'altro hanno anche aumentato il prezzo di parecchio nel 2018, io l'ho presa quando era ancora più cara, perché ovviamente quando ho preso il nuovo iPhone ho preso anche questa custodia. Allora, numero uno, la qualità è pessima, si rovina molto molto facilmente e si vede che comunque non sono dettagli in oro ma è bigiotteria, perché subito sotto c'è questo colore tipo ramato arancioniolo sotto al dorato, e ovviamente è una custodia, quindi tu la appoggi spesso e volentieri su superfici dure, ok, e si riga tantissimo. Calcolate che io l'ho utilizzata per un anno e il telefono, oggi non riesco a parlare, avrete notato, il telefono se lo appoggio lo ho sempre appoggiato così per paura che si rovini, e comunque si è rovinata tantissimo, quindi se io l'avessi usato un anno appoggiandola sulla custodia non so che cosa ne sarebbe ormai di lei. Numero 2, vabbè che mi è caduta diverse volte, perché io sono abbastanza, cioè non sto tanto attenta, devo dire, al cellulare. Forse dovrei essere più attenta con il mio cellulare, ma non lo so, non mi cade. Mi cade a terra un sacco di volte, sono fortunata perché non si è mai rotto, ok? Battiamo legno. Però la custodia si è rovinata tantissimo. Non so se riuscite a vederlo, ma ha questo gioco tra la parte superiore e la parte inferiore, perché si apre così. E c'è questo traballonzolio praticamente da una parte all'altra, che anche se vado a chiudere la custodia continua a traballare. Quindi averla sul telefono significa avere una custodia che traballa costantemente, ma non solo, il problema è che ci sono i tastini qui a lato per il volume e per l'accensione e spegnimento del telefono, che non sono mai riuscita ad utilizzare, perché essendo che traballa in questa maniera, quando andavo a premere il tastino in realtà la parte che dovrebbe premere il tasto sul telefono non lo premeva e quindi non succedeva nulla, oppure facevo mille screenshot quando in realtà volevo semplicemente abbassare o alzare il volume. Insomma, è un disastro questa cover, è bellissima per l'amor del cielo, io la adoro perché esteticamente è stupenda e sicuramente la indosserò ancora, cioè la userò ancora, perché appunto è stata una spesa talmente alta ed è talmente bella, però ragazzi è scomodissima. Ho menzionato il fatto che pesi un quintale, quindi tipo a me è capitato un sacco di volte che stavo a letto così con il cellulare. Se ti cade il telefono e non hai una custode pesantissima, ok, ma se ti cade questa custode con il telefono sul naso te lo spacchi. Io mi sono fatta malissimo e da lì non ho mai più tenuto il telefono così, adesso ok, solo in giù, perché non è veramente fattibile, rischio di spaccarmi il naso, è troppo pesante e scomoda. Pessimo acquisto, ormai l'ho presa quindi la userò, ma pessimo acquisto, non la consiglierei. Poi, altro acquisto di cui mi sono pentita, e anche qui forse era fine 2018, inizio 2019, sono comunque tutte cosine
che ho preso appunto nel 2019 o forse a fine 2018, ma comunque che ho indossato e usato nel 2019. Allora, questi sono degli orecchini pendenti Chanel con tutti questi strass. Devo dire che la qualità degli strass Chanel stavolta mi ha stupito, perché non ne ho perso nemmeno uno, e se avete visto i miei video precedenti su questo stile sapete che gli orecchini Chanel hanno questa pecca che, nonostante costino parecchio, perdono irrimediabilmente gli strass. Con questi non mi è successo, ma uno li ho indossati veramente veramente poco, e forse per questo mi sono un po' pentita di averli presi, perché sono molto belli, mi piacciono, però sono indossabili tipo solo in occasioni super speciali con un abito adatto, perché sono molto eleganti e vistosi. Numero 2, mi sono pentita di averli presi perché poi qualche tempo fa è uscita una nuova versione di questo orecchino. Se li avete visti, c'è la C, la H e la A, e da una parte sono belli grandi e poi dall'altra c'è la N, la E e la L, appunto Chanel, e senza strass però, e quindi sono sicura che quelli siano di qualità superiore rispetto a questi, numero 1. Numero 2, gli altri, quegli altri mi piacciono molto di più rispetto a questi, però non li ho presi perché ho questi e non avrebbe senso. Forse sto pensando che forse sarebbe il caso tipo di prendere anche quelli nuovi, perché mi piacciono veramente tanto, chissà se si trovano ancora, magari vi metterò la fotina di degli orecchini che intendo qua, ok? Ma questo, Nicole, non è un video in cui decidi di comprare roba nuova, questo è un video in cui dici quello che non ti è piaciuto, ok? Perché io già mi preparo per fare un nuovo shopping, e mi dispiace perché sono veramente poco portabili, li ho indossati pochissimo, e quelli che sono usciti con la nuova collezione mi piacciono molto di più, quindi... Poi, altro pessimo acquisto è questo maglioncino di Fendi. Se notate che su un'unghia mi manca lo smalto, perché ho perso il semipermanente adesso mentre mi stavo preparando, e prima di iniziare a filmare ho visto che praticamente un'unghia e il semipermanente non ce l'ha più, quindi non so nemmeno dove sia volato, ma solo a me capita che mi si spelli così. Comunque, questo maglioncino di Fendi sicuramente lo conoscete, ragazzi, lo avete visto nel video haul, ve l'ho fatto vedere quando l'ho acquistato. Numero 1, il materiale è super caldo, super morbido, se non sbaglio è 100% lana. Sì, è 100% cashmere, quindi è di una morbidezza e tiene super caldo, è di una morbidezza pazzesca e tiene super caldo, quindi per quanto riguarda il materiale non si può dire nulla, perché appunto è di un ottimo materiale e anche molto bello a vedersi. Il problema è che non l'ho provato prima di acquistarlo, purtroppo Fendi nella mia città, Trieste, non c'è. Si trova qualche cosina in qualche negozio qui e là, ma non c'è uno store Fendi, mannaggia, e quindi mi sono detto ok, lo acquisto online. Il problema, ragazzi, è che il taglio proprio di questo maglione è pessimo, mi sta malissimo, non mi piace il colletto che sta un po' giù così, non lo so, non mi piace, me l'avete visto indossare tantissime volte, quindi sicuramente ce l'avete presente, non mi piace perché sta più stretto qua e sui fianchi si allarga, quindi per me che già se mangio un panino alla mortadella già ho i fianchetti così, non è che mi stia proprio tanto bene. E poi anche le maniche, non lo so, sono... che cosa sto combinando? Sono un po' larghe e poi mi stanno corte, e io, lo sapete, io detesto il fatto che un sacco di maglioni, un sacco di pantaloni mi stanno troppo corti. Non capisco perché le modelle sono tutte alte come me, io sono 1,77 e poi quando vado ad acquistare la roba mi sta corta, quindi le maniche mi arrivano tipo a tre quarti, ok? E il, appunto, il taglio proprio di questo maglione è terribile, non mi piace come mi sta addosso, è stretto qui, troppo largo sui fianchi, sembra che abbia la pancia, non lo so, mi sembra incinta quando lo indosso, e quindi lo indosso comunque perché appunto tiene caldo, è di una qualità e di un materiale fenomenale e mi piace la fantasia, però ragazzi, la forma è orrenda, mi sta veramente male. Poi, altra cosa di cui mi sono decisamente pentita sono questi occhiali Celine. Questi occhiali li avete visti nel video haul e basta, perché non li ho mai indossati. Ok, il problema di questi occhiali, ok, a parte che non me li vedo tanto male addosso, ok? Cioè, ma che cosa hanno i miei capelli? Non me li vedo tanto male, però sono un pochino troppo vistosi, un pochino troppo giganteschi, e quindi non mi ritrovo mai ad indossarli, mi sembrano troppo esagerati. Ogni volta che voglio indossarli, li provo addosso con l'outfit eccetera, mi sembrano troppo esagerati, e tra l'altro costano anche parecchio di più rispetto agli occhiali normali del brand Celine, quindi ho sicuramente toppato tantissimo acquistandoli, anche perché appunto ce li ho da
sei mesi, una roba del genere. Penso di averli acquistati in estate e ragazzi non li ho mai messi, quindi purtroppo non sono stati un buon acquisto per me, forse non vanno tanto bene con il mio stile, non lo so, ma non li indosso mai e mi dispiace, forse dovrei venderli, perché non ha senso tenerli, probabilmente dovrei venderli. Quindi anche questi sono purtroppo stati un acquisto no. Altro acquisto di cui mi sono un po' pentita, devo dire, è stata questa pochette Saint Laurent. Mi è sempre piaciuta questa fantasia Saint Laurent, il logo eccetera. Devo però dirvi che questa pochette, allora, uno, non l'ho mai indossata, ma perché non ho avuto ancora occasione, perché ho molte altre pochette più piccoline, più eleganti, che ho utilizzato in occasioni eleganti, e il problema penso sia proprio questo. Ho un'altra pochette nera di Saint Laurent piccolina che uso più volentieri rispetto a questa, anche perché l'altra ha la catenella, ne ho un'altra anche beige, sempre di Saint Laurent, poi ne ho un'altra di Chanel piccolina, dorata, sempre pochettina, molto elegante, e hanno tutte la catena, sono molto più comode, perché portare una pochette così non è affatto comodo, specialmente una pochette che è, tra virgolette, parecchio grande per essere una pochette, parecchio grande, ve l'avevo detto che oggi non riesco a parlare, è una pochette parecchio grande, quindi si può anche riempire parecchio, quindi diventa pesante, ma portarla tutta la sera così è scomodissimo. No, non l'ho indossata, che tra l'altro però so che è scomodissimo, perché già avevo un'altra pochette che si indossava così e ho fatto un po' uno sbaglio ad acquistarla. Sarebbe stato meglio acquistare una borsetta con la catena a spalla o a tracolla, in modo appunto da essere più comoda. Nonostante tutto la utilizzerò comunque, perché mi piace e sicuramente ci sarà occasione per utilizzare. È una bellissima pochette, però è parecchio scomoda, e se potessi tornare indietro sceglierei sicuramente un altro modello. Altro acquisto di cui mi sono pentita tantissimo, ragazzi, è questo maglione Christian Dior. Anche questo maglione, potete immaginare, l'abbigliamento Christian Dior costa parecchio, quindi anche questo è molto costoso. Anche questo, ragazzi, come qualità è imbattibile, perché anche questo, se non sbaglio, 100% cashmere, è super caldo e bellissimo. Il problema è che, stesso discorso, mi dispiace un sacco non avere la boutique Dior qui, perché l'ho acquistato e avrei dovuto ritornarlo, cioè avrei dovuto mandarlo indietro, ma il fatto è che l'ho acquistato a fine inverno, cioè quando sono uscite le novità per il 2019, ma faceva già troppo caldo per poterlo indossare, quindi io, furbissima, ho tolto l'etichetta, e poi quando ho iniziato a fare un pochino più freddo quest'autunno l'ho provato e ragazzi mi sta malissimo. Allora, questo scollo è terribile su di me, avanza, non lo so, non mi sta per niente bene. Magari, probabilmente, se non lo vendo me lo vedrete indossare, ma lo scollo mi sta veramente veramente male. Le maniche stessa cosa, non so come mai, ma mi sta proprio male addosso. Ma il problema più grande di questo maglione è che io, lo vedete, è molto lungo, e io l'ho preso per essere indossato con dei leggings o con delle calze, insomma, è magari uno stivale alto oppure con i tacchi, ma comunque l'ho preso per essere indossato come abito, come maxi maglione barra abito, ok? Perché teoricamente è abbastanza lungo per poter essere indossato come abito. Il problema è appunto la mia altezza, e ho provato ad indossarlo con appunto un collant e gli stivali alti, ma scopro troppo, cioè mi si vede mezzo sedere, non va bene, è troppo corto per me. Purtroppo questa è una pecca, io amo i maxi abiti, ma molto spesso quando li acquisto vanno bene a chi è alto 5 cm meno di me, perfetti, 10 cm ancora meglio, ma per me che sono quasi un 80 è troppo, troppo corto, e io non lo volevo indossare come maglione normale, lo volevo indossare solo come maxi maglione, e quindi purtroppo è stata una grossa delusione. E visto che l'ho provato dopo diversi mesi dall'acquisto, ho tolto l'etichetta e tutto, e non posso nemmeno rimandarlo indietro, quindi o lo vendo o lo indosso comunque, anche se mi sta malissimo e devo indossarlo come maglione con i pantaloni, perché altrimenti veramente, cioè, mi denudo per la strada e non è il caso. E poi, ultimo acquisto super costoso e super lussuoso sbagliato di oggi, anzi no, ne ho un altro da farvi vedere, però ero un po' indecisa se inserirlo oppure no, quindi penultimo, sono questi stivali sopra al ginocchio Stuart Weitzman. Allora, questi stivali
li ho anche in nero, però sono della versione più alta, quindi mi arrivano praticamente a metà coscia, e poi invece identici questi li ho anche in un grigio scuro barra azzurrino. Il problema di questi stivali è che una volta mi trovavo bene con loro, adesso sono scomodissimi, non so perché, probabilmente avrei dovuto prendere quelli con un tacco un pochino più grande, si vede anche dalla suola che li ho indossati veramente veramente pochissimo, forse un paio di volte. Sono fantastici come qualità perché sono morbidi, il problema è che non lo so, ma adesso come adesso per me sono scomodissimi e quando li indosso poi dico no, ok, li tolgo e metto gli stessi che ho però bassi, senza tacco. Questo tacco non mi piace, è troppo scomodo, è troppo sottile, è quasi un tacco a spillo, anche se non si direbbe perché c'è la lunetta, ma è abbastanza piccolino, non riesco ad indossarli per lunghi periodi di tempo. E un altro problema che ho con questi stivali, il fatto che io sia alta quasi 1,80 m, me li fa arrivare non a metà coscia come a tutte quelle ragazze che vediamo su Instagram, ok? Ma mi arrivano appena sopra il ginocchio e quando cammino mi cadono, quindi sono sempre lì che li tiro su così, cioè se mi vedete in giro che mi tiro su gli stivali probabilmente sono questi o gli altri quelli che ho. Quindi non è comodissima, non è stata un'ottima scelta perché uno, non sono comodi, e due, se anche riesco a sopportare quella specie di tacco per qualche ora mi ritrovo comunque a doverli alzare. Hanno dietro in realtà questo laccetto che però, ragazzi, non tiene nulla perché è fatto anche lui in pelle. Tra l'altro si slacciano costantemente, ma anche quando non si slacciano non tengono e mi ritrovo sempre a tirarli su. Quindi purtroppo, nonostante mi piacciono, perché mi piacciono indossati, ma sono tremendamente scomodi. E poi, ultimo acquisto, ragazzi, e l'ho voluto mettere per ultimo perché in realtà non sapevo se inserirlo in questo video o no, perché è una cosa che mi piace tanto, e lei è la mia Jumbo rosa fucsia con hardware dorato. In realtà è un hardware più champagne perché non è quel giallo forte. Allora, questa, lo sapete, l'ho presa, o era fine 2018, inizio 2019, comunque l'ho indossata tantissimo nel 2019. Mi piace molto questa borsa, l'unica pecca che ha è che è un pochino più arrotondata rispetto alle altre Jumbo che ho, è un pochino più morbida, mi piacerebbe fosse un pochino più rigida, anche perché nel tempo, lo sapete, le mie borse sono tutto un investimento, conto sempre di acquistare borse che con il tempo aumentano di valore. Così, pur indossandole, se volessi rivenderle andrei comunque a guadagnarci in futuro grazie a tutti gli aumenti che Chanel ha, ok? Quindi ce n'è appena stato uno e la Jumbo costava prima 4.900, adesso è a 5.800, quindi se io andassi a venderla ci guadagnerei automaticamente. Il problema è che voglio anche che si conservino bene nel tempo e questa Jumbo è molto morbida e quindi penso che tenderà ad afflosciarsi più delle Jumbo normali che già si afflosciano nel tempo, ok? Ma vi sto parlando di 10, 15 anni, 20 anni, quindi sono comunque borse che durano per sempre se trattate bene. Altra cosa che mi dispiace un po' è di aver preso questo colore, perché nonostante mi piaccia tantissimo, è un po' difficile da indossare, specialmente in autunno, inverno. La indosso in ogni caso, però è un pochino più difficile da indossare rispetto magari a una tonalità neutra, e quindi non la indosso quanto vorrei. Avrei voluto prenderne una di un colore un po' più chiaro, ma non era assolutamente disponibile, non è disponibile tuttora, e chissà se mai uscirà una Jumbo rosa chiaro. Nonostante tutto mi piace perché esteticamente la adoro e la indosso tantissimo, me la vedete indossare spessissimo, però appunto è un pochino più difficile da indossare rispetto ad altri colori più neutri, e poi il fatto che sia così morbida mi fa molta paura perché sicuramente non terrà bene la sua forma nel tempo. Però ripeto, non volevo inserirla in questo video perché continuo ad amarla, quindi in realtà non è stato un acquisto sbagliato come lo sono stati invece gli altri, decisamente, però ha qualche pecca, quindi volevo menzionare queste pecche in questo video. E quindi, mia family, questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Come al solito scrivetemi tutto nei commenti, tra l'altro mi dimentico sempre di chiedervi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di mettere like al video se vi è piaciuto, questo ovviamente vale per tutti i video, mettetevi like se vi sono piaciuti. E
ringrazio anche perché molto spesso mi dimentico di chiedervelo nei video e poi vedo che nei commenti mi scrivete: Nicola, ricordati sempre di chiedere di iscriversi al canale e di mettere like. Quindi grazie perché mi ricordate queste cose, siete super utili, mi ha fatto super piacere quando ho letto questi commenti. Quindi mi raccomando, cliccate subscribe, iscriviti e anche la campanella in modo da poter avere sempre la notifica quando esce un mio nuovo video. Quindi questo è quanto, mia family, spero vi sia piaciuto. Bacio grandissimo da me e Gato Denver che sta uscendo in questo momento dalla stanza. Ciao, a presto, a domani.